Milano, al Vigorelli. L'incontro tra Musina e Spagnolo vede affrontarsi da un lato il coraggio e l'orgoglio, dall'altro la vigoria fisica e la tenacia. Spagnolo è di 7 anni più giovane che Musina. La sua muscolatura ha bisogno di riscaldarsi. Solo alla seconda ripresa si fa leggermente aggressivo. Tenta qualche azione, se pare. Musina rientra, mette a segno alcuni colpi di classe ricambiati da una mediocre azione. Nella quarta ripresa Musina passa un brutto momento. Spagnolo piazza colpi energici e pare stia sentendo avvicinarsi la propria riscossa. L'ottava ripresa vede il più giovane nettamente all'attacco, per quanto inesperto nell'approfittare dei vantaggi. La folla è ormai divisa in due partiti. L'incontro si svolge tra una serie di violenti scambi, ma Musina comincia ad apparire stanco. Il pubblico è trasformato in un immenso clamore. La decima ripresa ha una violenza, un dinamismo selvaggi. Ma qualche cosa sembra accaduto a Musina. Lotta con una specie di fatalismo, colpisce a perdifiato. È come la vivente scatenata nostalgia di quel grande campione che sarebbe potuto riuscire. Pare quasi che stia per vincere, che abbia vinto. Ma alla dodicesima, Spagnolo, in una battaglia disperata, ansante, ritrova il sopravvento. Vince ai punti. Per 2 punti Musina ha perso il titolo di campione assoluto. Spagnolo se l'era aggiudicato. Una rivincita è difficile, la gioventù lavora per Spagnolo.